come noi tutti sappiamo, oggi è il giorno della memoria, 27 gennaio del 1945 l'Armata Rossa entrava in Polonia, ad Auschwitz, e prendeva missione, diciamo, apriva per la prima volta al mondo questo lager, liberava i pochissimi superstiti che vi erano, ed è stato preso appunto questo giorno a simbolo proprio per il ricordo delle atrocità che un periodo storico dell'essere umano, della nostra storia, ha perpetuato. Massimo, non è stata appunto una scelta a caso quello di parlare oggi dell'amnistia di Massimo Pacetti e del suo ultimo libro, La danza della notte, perché Massimo è anche un testimone oculare di tutti i campi di concentramento che ha visitato di persona, ovviamente dopo la loro, diciamo, oramai apertura al mondo, però è sicuramente una testimonianza importante quella di una persona che appunto ha visto con i propri occhi i luoghi dell'orrore e ha respirato l'atmosfera dei luoghi dell'orrore, ed è la testimonianza anche di un poeta che ha visitato, quindi di una sensibilità sicuramente forte. Non a caso penso che le poesie di Massimo forse ci portano un pochino sempre questa testimonianza, anche se non palesata in maniera chiara, ma questo grande amore per la natura e per l'umanità, forse anche una risposta a certe esperienze di vita. Leonardo Sciascia, nel libro La scomparsa di Majorana, ha scritto che la scienza, come la poesia, sta a un passo dalla follia. Io ho amato molto la scienza e la continuo ad amare talmente tanto che è stato uno dei motivi di scontro politico terribile degli anni in cui ho fatto una parte della mia esistenza. Terribile, durissima. Perché ci sono in nostro paese elementi di negazione della scienza. Allora, questo libro è un libro tutto sulla vita e sulla natura. Non c'è la scienza. È una risposta anche diretta e indiretta a chi non ha la capacità di dare elasticità mentale alla propria esistenza. Io sono uno, sono venuto via e poi ho seguito una strada da quel luogo che odiavo, pensando che bisognava cambiare, e siamo cambiati, e si è cambiato. Poi a un certo punto la vita ha avuto talmente tante certezze che ho scelto una strada. Oggi questa strada non c'è più, e scrivo molto di questa roba perché finalmente ho raggiunto una maturità in cui non ho nemmeno una certezza, nemmeno una, fortunatamente per me, perché quando l'ho avute qualcuna l'ho che è pagata talmente forte che poi, insomma, qualche dolore mi è rimasto in giro, insomma, no? E preferisco così oggi. Prima di fare la domanda, in virtù del discorso che hai fatto tu prima in precedenza, tutto è follia, pagina 70. Una tartaruga si arrampicava sopra una finestra. Uccelli neri svolazzavano sopra i ferri di un lampione in città. Un cane, in preda alla follia, raccoglieva i piatti con la bocca. Sembrava fatto. Quattro ballerine si esibivano a cancan sulla pedana di un bar. La bruna bellezza con la pelle fior di latte si incremava come un babà. Lui, le mani sul culo di lei per San Valentino. Un robot palestrato insegnava bodybuilding. Erano le 2 di notte. Ho spento il televisore e mi sono messo in viaggio per il Tibet alla ricerca dello Yeti. Sicuramente sono piaciute tantissimo anche a te. Allora, quindi la critica alla società contemporanea consumistica e super tecnologica sono tematiche che appaiono in molte delle tue poesie,
così come in contrapposizione appare fortissimo il rapporto con la natura ed il privilegiare un mondo più semplice, più a dimensione umana. Cosa puoi dirci al riguardo? Il rapporto con la natura è un rapporto sempre conflittuale, perché da un lato vorremmo dominarla, qualche volta ci rende difficile il percorso, diciamo, però poi ti accorgi che poi in fondo o non ce la fai, o è una finzione, o se la domini ti sfugge. Vedi, le farfalle che si diceva prima, in effetti sono una visione quasi vera. Non erano. Che cosa significano? Alle cascate di Guassù non ti posi da nessuna parte. Dove vanno le farfalle? L'unico modo che hanno è alla fine di andarsene lungo il percorso dell'acqua sui tronchi del fiume che vengono dalla foresta quando è piena. Quando si gonfia. Un po' al destino. Allora la natura sì, tutto si può fare, si può correre, ma in fondo, fino a un certo punto. Allora, il mio rapporto con la natura è un rapporto, io non ho mai avuto un rapporto di sfida, non mi permetterei, ho un rapporto di tentativo di conoscerla, diciamo così. Cioè, quello che mi colpisce molto, intanto c'è il discorso della storia, non è che la storia è una parte e la natura è l'altra. Stranamente, perfettamente collimano, questa è la cosa importante che va dentro della tua poesia. Cioè, dice, dov'è la storia? Non è che la storia dice, no, io adesso mi occupo dell'albero, conto gli anni, no. Quella non è la natura contro, quella è la natura che è anche la storia, che contiene la storia, ma una storia talmente profonda e talmente abbreviata o allungata che non si conta più con l'anno, capito? Ma forse secondo delle ere, e per paradosso anche a livello psicologico profondo avviene così, perché tu anche un istante della tua vita può prolungarsi, o un dolore, una gioia, può non avere più confini, quindi io trovo molto bello, Massimo, questo fatto. Grazie. Qui è sospesa, ma non annullato. E il tempo. Ciao, Chiara. Il tempo, capito? A questo punto è tutto, è il colloquio con l'altro, ma anche con l'animale. Tu hai messo Walt Whitman. Esatto. Walt Whitman diceva questo non è un libro, è un uomo. E allora è un uomo non soltanto la gatta, ma è un uomo anche. Forse quell'altro, Depper che mi schianti, capisci? Forse era un'anima, o forse si è incarnata, Nina, secondo antiche o nuove religioni, chissà quant'eri, chissà che cosa siamo stati, cosa torneremo ad essere.